Ragazze, buongiorno, come state? Allora, inizio questo video adesso in bianco e nero perché vi devo far vedere una cosa. Siete pronte? Guardate! Ho tagliato i capelli e mi sono fatti. Oddio, quello cioccolato, aiuto, mi ha dato qualcosa nell'occhio. Mannaggia, oddio, mi sta lacrimando. Niente, vedete? Ecco, ma è una gioia, pure, cioè, in diretta pure. Gli ho fatti color cioccolato, è stato difficilissimo togliere sto fucsia, non potete avere idea. Dio mio, no, sto soffrendo, ci sentiamo dopo. Mamma mia, regà, aiuto, che roba. E comunque dicevo, ci ho messo una cifra a togliere questo fucsia e ancora non se n'è andato. Magari vi metto una foto perché dal video credo che non si veda. Vediamo. Ecco, vedi? Cioè, non se ne va. Pure qua ce n'ho qualcun'altra. Vabbè, comunque, piano piano tornerò al mio colore, che più o meno è questo qui, è color cioccolato. Perché ho deciso di, a parte far respirare un po' i capelli, perché ormai insomma era una vita che facevo decolorazione e tutto. E poi anche perché in vista dell'estate, insomma, mi rimane più comodo rimanere col mio capello che ogni volta farmi la tinta, perché poi ultimamente io non lo so perché mi stanno crescendo i capelli a vista d'occhio. E quindi niente, preferisco così. Cioè, raga, io oggi me l'ho messa pure il rimmel, me l'ho messa la matita sulle sopracciglia, cioè mi sto scartavetrando tutta. Niente, io i trucchi con tutto che uso, insomma, quelli buoni è un macello. Comunque, che la giornata abbia inizio. Comunque, ecco, non è intenzione oggi quella di filmare, perché devo andare al lavoro. Però intanto, siccome è appena fatta, insomma, fresca fresca, volevo farvela intanto vedere. Volevo che anche voi, insomma, su YouTube vedeste questo cambiamento. Anzi, a proposito, poi mi fate sapere pure, insomma, come ci sto, insomma, voglio dire. Perché comunque voi non siete abituati a vedermi con i capelli normali, quindi ecco, cosa mi fate sapere. Cioè, oddio, a me già mi mancano i capelli fucsia, devo essere sincera. Però ho bisogno un attimo di stare più comoda, quindi preferisco far così. Mamma mia. Vabbè, niente, ragazzi, io ora vado e insomma comunque filmerò domani sicuramente, così poi faccio uscire un video pulizie vlog. Can hardly sleep at night.
Poi quando finisco lo passo anche qui, perché lo fa bello lucido lucido e per parecchio tempo non si vedono goccine di acqua. Noi siamo pronti ad uscire e questa è la situazione cani. Amore, che è sto pigolino, Lucifero? Amore di mamma, Una ciocca di peli. Mamma mia, che muta che stanno mettendo. Tutti da mille, bacini a tutti. Bravo, Lucy, far bacino, amici. Bacino, fratellino, sorellina. Oh, che belli che siete. Amori miei, vite mie, se non avessi a voi. Questo è il tempo, vabbè, tutti gli uccellini sono andati via perché lì c'hanno il cibo loro, lì al piano sopra, diciamo. Qua. E niente, stavano mangiando, li ho disturbati. Comunque questa è la situazione oggi. E giustamente io esco, quando esco io, esco con la pioggia, mi pare ovvio. Allora, io non lo so... Ma mi fa un sacco di occhiaie oggi, come mai ho tutte queste occhiaie? Però dal vivo non ce le ho, un video me le fa. Com'è? Comunque ragazzi, che ne pensate dei capelli? Non ve lo aspettavate, eh? Neanche io me lo aspettavo che l'avrei fatta questa cosa, sinceramente. Però ormai è andata, c'è un sacco di vento tra l'altro. E niente, adesso andiamo al centro commerciale a comprare i croccantini per loro. Che su Amazon non li ho trovati in offerta, quindi vado al centro commerciale con l'occasione, vado a riprendermi anche lo smalto nero che ho finito e faccio un giretto al Carrefour e vediamo. Siamo arrivati al Carrefour, cioè al Carrefour, insomma al centro commerciale dove c'è il Carrefour, cioè guardate le nubi, cioè aiuto. Giuliano è dentro un attimo e io appunto lo sto aspettando qui fuori che mi sto fumando una sigaretta mentre lui è dentro che è un attimo dal, come si chiama, dall'orefice. Sì, dall'orefice, niente ragazzi, sono rincoglionita, sta dall'ottico che deve andarsene a rifarsi un attimo gli occhiali e niente, adesso passo un attimo alla Vodafone. Che bello, sta uscendo un po' di sole. Abbiamo beccato Giuliano. Non so, però lo sai come devi andare a grande la tienda. Questa fa quest'altra. Video. Io pago 4 pezzi 15 a 33 11 pezzi. E ancora siamo qui. Ecco Giuliano. Stiamo facendo una piccola pausa e fino adesso insomma di fare la spesa al Carrefour. E niente, mo, come al solito una sigaretta perché una sigaretta, pensate, no, ci sta perché oggi mi sono veramente stressata, a parte sto sudando un botto. Anche la birretta oltre la sigaretta. Lui sta facendo aperitivo. No,
Non faccio manca niente. Abbiamo fatto adesso una piccola spesa e faccio vedere velocemente quello che ho preso. La cosa fondamentale per la quale sono venuta al Carrefour per forza è stato per comprare cornetti e brioche, queste qua, i pan au chocolat. Poi, siccome sono una golosaccia, mi sono presa anche questi simil sofficini. Ma mi sono scordata pure come si chiamano. Gli ho fatto prima anche questi panini, guardate. Questi qua. Perché stasera facciamo gli hamburger stile McDonald's, però a casa. Hamburgerone. Questi sono quelli che ha preso Giuliano, invece a me mi sembrano molto finti come hamburger, infatti ne ho presi un altro tipo io. Ho preso questi qua che mi sembrano molto più casarecci. Ancora più finti? No, questi mi sembrano proprio più casarecci, anzi un po' di vestiti, mi sono comprato anche un pigiamino e Giuliano un bel po' di cosine. Ragazzi, non sto nella pelle, mi sono scordata di farvi vedere la cosa più figa che ho comprato. Passando così per caso davanti a sto negozietto al centro commerciale, a parte che guardate che carina la bustina di cartone con solo scritto praticamente abbiamo tenuto qui una, come dice funda in italiano? Una custodia. Ecco, una custodia per il cellulare, unica come te. Allora, io adesso l'ho fatta con le così, però adesso voglio farla dedicata a Greta mia. Infatti la prossima volta gli ho detto ci vedremo molto presto, perché la voglio fare con la foto di Greta. Guardate che carina, queste le zampettine delle mie gatte. Bellissima, vuole rimetterla al mio iPhone. Però adesso no, devo fare quello con Greta, con il cibo dell'infinito, le zampettine e Greta mia. Ah, sai che ci metto pure i calapegnos? Allora ragazze, dunque, qui abbiamo i paninetti che mi ispiravano tanto, sembra tipo pan brioche. Qui ho la mia immancabile senape in grani, che mi piace tantissimo questa. Qui c'è la mano di Giuliano. Poi qua ci sta questo pezzetto di brie, che lo utilizzerò come formaggio io per il panino, mentre Giuliano userà il cheddar. E poi niente, qui ci sono gli hamburger, qui vedete che sono aperti, perché gli altri giustamente li ho già messi via. E adesso iniziamo a farci i panini. Qui c'è l'insalata. Qui c'è l'insalata. Ah, nel frattempo avevo messo, che è Fast and Furious 10, una cosa del genere, quello appena uscito. No, non taglia nulla questo coltello. Intanto accendiamo la piastrina. Io tre ce le metto così, tu? Io una. Una sola? Sì, non mi ci piace tanto il pomodoro, tagliata fina. Così? Sì. Questo? Sì. Okay. Vedete, mi sono tagliata qui, mi sono capata il brie. Scaldo prima il pane e poi lo lascio riposare. Un po' metto la carne. Allora facciamo tutto qua dentro? Sì. Questo. Basso, basso. Fanno i pettini piccoli. Sì, si sente solo un hamburgerino. Basta e avanza. Stasera fa veramente freschino, infatti mi sono messa questo un po' pesantino, sì. L'unica cosa che ho messo la maglietta al contrario, come al mio solito. Adoro. A me pomodoro non mi piace farlo. Prendi la vedetta.
Un capo Natale, penso niente, sì, c'ho messo. Sì, sì, ci ho messo. Ecco qua il mega paninazzo.